Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: la cantante pugliese è una delle star della musica italiana, ma ha dovuto subire ben 3 interventi chirurgici. La sua testimonianza. La vita è un dono, ma per godersi appieno le soddisfazioni, o solo le piccole gioie che questa può dare, bisogna lottare ogni giorno. E spesso e volentieri ogni ora e ogni minuto di ogni giorno. Può sembrare un concetto retorico, di sicuro non per tutti è così. Ma quel che è certo è che il destino non guarda in faccia a nessuno. Che si sia VIP o meno, che il proprio conto in banca sia ricco o meno, che si faccia o meno un lavoro duro. O anche che un lavoro lo si abbia o meno. Semplicemente ci sono persone che, pur senza averne colpa, devono lottare molto più delle altre per potersi guadagnare anche un semplice sorriso e per vederlo stampato sul volto dei propri cari. L'altra faccia della medaglia prevede tuttavia che, qualora le battaglie cui si è chiamati vengano vinte, la gioia di poter continuare a vivere sia ancora più grande. Già. Perché una delle frasi più comuni che si sente ripetere da coloro che riescono a uscire dal tunnel di una brutta malattia è: adesso guardo la vita con occhi diversi, riesco ad apprezzare quelle piccole cose che prima davo per scontate. Una forma di saggezza che bisognerebbe possedere già quando si è in salute, ma che non si può che fare propria quando prima ancora di compiere 40 anni si è già passati per ben 3 volte dal tunnel di un tumore. Emma Marrone, il calvario della malattia e il dramma delle 3 operazioni. Questo è quanto accaduto ad Emma Marrone, la popolare e amatissima cantante pugliese, ma fiorentina di nascita. Ha compiuto 39 anni lo scorso 25 maggio e ha potuto festeggiarli con i successi ottenuti dai suoi ultimi 2 singoli. Taxi sulla Luna, featuring Tony F., già vicino alla top 10 della classifica italiana. E, Mezzo Mondo, pubblicato a fine aprile e diventato in brevissimo tempo una delle hit di successo dell'estate. Emma, che nel 2025 taglierà il traguardo dei 15 anni di carriera. Può quindi finalmente guardare al futuro con ottimismo e ritenersi fuori dall'incubo della malattia che l'ha perseguitata per oltre 10 anni, tra il 2008 e il 2020. Per ben 3 volte, infatti, Marrone si è dovuta sottoporre a delicatissime operazioni all'utero a causa di un tumore e delle sue recidive che hanno messo a dura prova il carattere della cantante e dei suoi familiari. La prima diagnosi risale al 2008, prima ancora di conoscere la popolarità grazie alla partecipazione ad Amici, dove avrebbe trionfato nel 2010. L'operazione fu delicata e preceduta dalla comunicazione dei medici che qualora l'intervento non fosse andato bene ad Emma sarebbero rimasti solo 2 mesi di vita. In gran segreto, per non allarmare la famiglia, Emma acconsenti all'eventuale espianto degli organi. Tutto però andò bene e non ci fu neppure bisogno di ricorrere a chemioterapia e radioterapia. Sono uscita da vincitrice. Il destino tornò a mettere alla prova Emma nel 2013, quando il tumore si riaffacciò colpendo le ovaie. Anche questa volta non ci fu bisogno di ricorrere a chemioterapia e radioterapia. Ma la battaglia non è ancora terminata. Mentre infatti fioccavano i successi discografici, ecco nel 2019 il terzo agguato della malattia. Dopo la terza operazione Emma manda un commovente messaggio dall'ospedale. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere. Tenete duro, io sono con voi. E questa sembra davvero essere la volta buona se è vero che poco più di un anno dopo la cantante ha potuto annunciare di essere definitivamente uscita dal tunnel, regalando un sorriso speciale alla propria famiglia.
e una speranza in più a quanti devono lottare lontano dai riflettori. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.